allora, io vorrei partire descrivendovi perché fare un libro sulle bonifiche ambientali. E fino a quando, diciamo, non ho deciso di realizzare il libro, tutte le informazioni, e se ne trovavano le informazioni su internet sulle bonifiche ambientali, erano informazioni che molto spesso ad un lettore poco attento potevano essere già informazioni datate. Mi spiego. La materia delle bonifiche è una materia che si rincorre in continuazione, perché il legislatore, anche il governo, emanano decreti su decreti, e quindi è una materia in continua evoluzione. E quindi l'idea era quella di fornire una visione complessiva aggiornata di questa materia, e quindi realizzare una guida organica dove ci fosse un po' di tutto, e che garantisse però anche la possibilità di approdare a degli approfondimenti. E quindi l'idea, come ho scritto anche nella diapositiva, è di realizzare una guida che non fosse solo per i giuristi, ma per tutti quelli che volessero conoscere la materia, che non è per niente una materia facile, conoscere anche i propri diritti, perché chi vive in una città che soffre di una particolare crisi ambientale ha probabilmente dei diritti che possono essere collegati a questi aspetti, e quindi discutere di questa materia diventando cittadini attivi e non passivi ascoltatori del telegiornale piuttosto che lettori di giornali, eccetera. Quindi, come dicevo, perché un libro sulle bonifiche? È un tema ultimamente molto discusso, ma di fatto non sono molte le persone a conoscere in maniera approfondita questo tema. È un tema che coinvolge tutti i cittadini, perché chi deve pagare per le bonifiche? E infine, le bonifiche sono buone o cattive? Nel senso, sono soltanto un esborso di denaro o hanno anche un ritorno economico e di immagine? Quindi io ho deciso di strutturare il libro in questo modo. Chi deciderà di dargli un'occhiata e di accordarmi un po' di fiducia vedrà che sostanzialmente possiamo distinguere due macro parti. Una in cui ci sono aspetti giuridici, e quindi gli obblighi scaturenti dalle bonifiche, i limiti relativi agli inquinanti, che interessano anche con riguardo alla prevenzione, perché si arriva alla bonifica, come diceva anche il rettore nella sua introduzione, come una fase terminale della produzione inquinante all'interno di un territorio, e poi il risarcimento del danno ambientale, che pur essendo collegato alle bonifiche è un qualcosa di ulteriore, di aggiuntivo rispetto alla bonifica. Spiegherò perché successivamente. E poi ci sono degli aspetti più sostanziali, quindi cercare di aprire la visione anche a casi concreti, sia casi negativi da non prendere ad esempio, e sia casi negativi con uno sguardo anche a esempi di eccellenza esteri, come il caso del quartiere Hammarby, sia stato di Stoccolma. E poi cercare di capire se le bonifiche sono convenienti, quindi andare ad analizzare anche gli aspetti economici e di convenienza rispetto alle bonifiche. Come dicevo, sono solo un costo oppure hanno anche un ritorno economico? E infine l'importanza che ha la formazione rispetto alle bonifiche. Io ho fatto una semplice guida, ma tutti potrebbero avere un ruolo nella formazione alle bonifiche: l'università, le scuole, ci potrebbero essere dei corsi. E vi dimostrerò poi come questa non è solo una mia idea, ma come la stessa Unione Europea incentivi a fare questo. Cosa sono le bonifiche? Oggi il termine bonifica è un po' abusato, nel senso che viene utilizzato erroneamente in ambito giornalistico e politico per indicare la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti industriali inquinanti. Non è così. Di fatto, tecnicamente e giuridicamente, indica invece un'attività di decontaminazione dei sedimenti, del suolo e della falda, che parte da un procedimento che si chiama di caratterizzazione, e cioè dell'analisi degli inquinanti, per poi procedere alle fasi successive, quindi conoscere prima quali sono gli inquinanti per poter procedere correttamente alla bonifica. E quindi, come dicevo, la bonifica sono la cura ad una situazione di rischio che
si prospetta. Quindi, diciamo, sfatiamo, come dire, alcune idee di base sulle bonifiche. Le bonifiche non comportano un ritorno alle condizioni originarie. Le bonifiche fanno venire meno una situazione di rischio. Per il ritorno alle condizioni originarie, infatti, se dovesse essere possibile, esiste infatti a parte il risarcimento del danno ambientale, perché poi successivamente alla bonifica si potrebbe procedere anche alla riqualificazione del territorio, cioè una volta che abbiamo tolto il rischio, ripulito quanto più possibile, arrivare anche a fare qualcosa di quel territorio che è stato bonificato. Poi le bonifiche fanno diminuire i rischi per la salute delle persone esposte alle aree contaminate, facendo venire meno un rischio. Questo rischio è un rischio sicuramente per l'ambiente, ma anche per la salute di chi in questo ambiente ci vive. Poi le bonifiche richiedono la redazione di un piano preciso che preveda costi, ma che valuti anche i benefici. Se si deve procedere correttamente alle bonifiche, occorre un piano di carattere organico che comprenda aspetti economici, giuridici, architettonici, perché no, ingegneristici. Quindi diciamo sono diversi gli interessi e le competenze coinvolte in quest'ambito. La bonifica poi deve costituire un impegno alla prevenzione, perché non si vorrebbe dover andare a bonificare una seconda volta. Sono appunto l'aspetto terminale di una situazione di rischio. E le bonifiche permettono di passare alla riqualificazione del territorio, che come dicevo è lo step, il gradino successivo, cioè fare qualcosa di buono di quel territorio che si è bonificato. Le bonifiche, come avrete sentito anche dalle relazioni precedenti, trovano la loro disciplina nel testo unico dell'ambiente. La sigla è questa tua. Sicuramente questo testo unico ha qualche aspetto positivo, cioè è un testo unico che tenta di rendere ordinata la disciplina delle bonifiche, prevede degli obblighi per gli operatori, che sarebbero i potenziali inquinatori, per i proprietari dei suoli e per l'amministrazione pubblica. Tuttavia ha delle pecche, manca un esplicito riferimento alle forme di contaminazione accidentale, e cioè occorre dimostrare il dolo o la colpa del soggetto inquinatore. Questo comporta una maggiore difficoltà per l'applicazione del principio di inquina paga, cioè se noi dobbiamo dimostrare che Tizio ha inquinato un determinato territorio, dobbiamo anche dimostrare che l'ha fatto con dolo o colpa. La direttiva europea invece, quella che ha citato anche la professoressa Corriero, la 2004/35/CE, in teoria non richiede criteri di responsabilità così stringenti, quindi qui c'è anche un problema di applicazione più o meno corretta della direttiva europea e del suo quindi recepimento all'interno dell'ordinamento italiano. Cosa dice invece la Corte di Giustizia su questo argomento? Esiste una pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C378 del 2008 in cui la Corte fa riferimento ad un nesso causale per dimostrare chi ha inquinato e si basa su indizi plausibili, quali ad esempio la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti trovate e i componenti impiegati dall'operatore, che abbiamo detto è il potenziale inquinatore, nell'esercizio della sua attività. Secondo la Corte, a ricorrere di questi indizi sarebbe possibile dare fondamento ad una presunzione ai fini dell'applicazione del principio di inquina paga. Questo sempre che gli operatori non siano in grado di confutare questa presunzione, però comunque, come si vede, l'onere della prova è ribaltato e quindi diciamo è più semplice dimostrare che chi è inquinato deve pagare e chi è inquinato dovrà discolparsi a questo punto. È come dire, un onere della prova più alleggerito per chi vuole dimostrare che chi è inquinato debba pagare. Quindi qual è la visione dell'Europa delle bonifiche? L'Unione Europea dà molta importanza alla prevenzione innanzitutto. Ripeto ancora una volta, le bonifiche sono la fase terminale di una situazione di rischio che deve essere evitato. E quindi esistono delle normative, quali per esempio troverete nel libro la direttiva IPPC, che tra le altre cose prevede l'autorizzazione integrata ambientale, di cui molto si è parlato, e
E poi molto importante sarebbe anche la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, cioè se noi individuiamo che ci sono delle sostanze particolarmente pericolose a ricorrere delle quali si creano situazioni di rischio, è bene intervenire attraverso una bonifica. Però proprio questa Convenzione di Stoccolma, guarda caso, non è stata firmata dall'Italia, mentre è stata firmata da diversi paesi europei. Quindi secondo l'Unione Europea bonificare conviene, perché bonificare, come leggerete anche nel libro e nei casi soprattutto di Hammarby Sjöstad a Stoccolma, comporta anche un ritorno economico per i territori, che quindi non si svalutano economicamente ma si rivalutano, quindi subiscono una rivalutazione economica. E infine parlavamo della questione della formazione. E il Parlamento europeo ha, con la risoluzione del 21 maggio 2013, ha dato il via agli stati europei affinché vi sia la specializzazione intelligente, cioè vuol dire creare dei corsi appositi in cui si formino delle nuove figure professionali specializzate in materia ambientale, di bonifiche, e quindi sappiano intervenire ad hoc su queste emergenze. Invece come si pone l'Italia con le bonifiche? A proposito di prevenzione, io vi do solo qualche incipit perché non voglio occupare tutto il tempo. Nei pascoli italiani, ad esempio, è tollerata una quantità di diossina per chilogrammo di terra 10 volte superiore rispetto ai limiti olandesi. Inoltre, mentre in altri paesi esiste una differenziazione dei suoli a seconda della destinazione d'uso, e quindi abbiamo per esempio suoli urbani e suoli agricoli, e questo può porre dei problemi di sicurezza alimentare, perché se io non faccio una differenza tra un suolo agricolo e un suolo urbano avrò gli stessi limiti sugli inquinanti in questi suoli. Il problema è che io posso trovarmi nel paradosso che in un suolo agricolo ho degli alimenti che invece sforano questi limiti. È un'assurdità, ma può avvenire questo paradosso legislativo. Infine, dopo le bonifiche bisogna passare alla fase della riqualificazione territoriale. A questo proposito il legislatore ha emanato questo decreto legge 83 del 2012, che poi è stato convertito in legge con questa legge 134 del 2012, che reca queste misure urgenti per la crescita del paese. Quindi viene introdotto il concetto di crisi industriale complessa. Che cosa prevede questa crisi industriale complessa? L'articolo 1 di questa legge dice che le crisi industriali complesse sono quelle che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale. Ora, penso che questo argomento possa interessarci da vicino. E al fine di contrastare gli eventi di crisi industriale sono state previste misure dirette alla riqualificazione da realizzarsi a mezzo di un apposito progetto. Il progetto deve prevedere delle misure di politica attiva del lavoro. Quindi in qualche modo il legislatore ha cercato di intervenire attraverso la formazione almeno dei lavoratori, se non nella fase precedente della creazione di figure professionali, come dicevamo prima, all'interno delle scuole e delle università, con questo decreto. Ora non mi soffermo sull'argomento, ma diciamo che esiste comunque un problema di fondo, e cioè il fatto che vi sia una legislazione molto frammentaria e poco organica su questi argomenti. Nel libro poi troverete dei casi virtuosi. Penserete che magari non sia possibile realizzarli anche in Italia. In realtà troverete che per realizzarli anche loro ci hanno messo molto tempo. C'è il caso della Ruhr in Germania, di cui si è occupata anche Fulvia, che ha presentato prima la sua relazione, e c'è il caso di Hammarby Sjöstad, che era un quartiere di Stoccolma in Svezia, e fino agli anni 90 era un quartiere degradato dalle industrie, c'era inquinamento da metalli pesanti, da mercurio,
E loro non è che dall'oggi al domani hanno cambiato la situazione, ci hanno messo 20 anni, ci hanno messo 10 anni per le bonifiche e 10 anni per la riqualificazione, però adesso se vai ad acquistare lì un appartamento, insomma, vedi che tra i tuoi vicini di casa magari ci sono persone con la Porsche, con insomma, e quindi questo fa capire come ci sia stata una rivalutazione di questo quartiere, di questo territorio. E quindi non sia più un quartiere da evitare perché è sporco, ma anzi ha un bellissimo, io ci sono stato, ha un bellissimo affaccio sul lago ed è un quartiere, è uno dei quartieri più ambiti. E siccome, come dicevo anche inizialmente, la normativa sulla materia delle bonifiche è in continuo aggiornamento, abbiamo deciso, oltre al libro, di pubblicare degli aggiornamenti al link www.pislin.it/bonifiche. Nel momento in cui questi aggiornamenti dovessero diventare particolarmente corposi, rilasceremo una seconda versione elettronica dell'ebook. Con questo ho concluso, spero di non aver rubato troppo tempo, e passo la parola ad Angelo Consoli del CETRI, di cui anch'io sono onorato di far parte, che introdurrà adesso la sua relazione. Grazie.